Benvenuti a tutti, siamo a un altro incontro dei nostri appuntamenti della domenica che hanno una cadenza ogni 3 settimane e quest'anno stiamo continuando lo studio dei capisaldi dell'economia con il nostro gruppo in rete a livello nazionale. Questo è il terzo anno in cui dedichiamo ogni anno uno studio particolare di un testo di Rudolf Steiner. Io ringrazio moltissimo il professor Leonetti che è già collegato con noi, abbiamo già avuto opportunità di salutarci. Ringrazio anche moltissimo tutti i partecipanti. E allora la scaletta per questo incontro sarà che, come di consueto, il dottor Carmelo Samonà farà un'esposizione della sua elaborazione di questo studio di circa 20 minuti. Faremo una brevissima pausa di 3 minuti, per poter poi allora iniziare la relazione con il professor Leonetti, che ringrazio nuovamente per la sua presenza. Troppo gentile. Grazie, grazie. Allora io chiedo al dottor Carmelo Samonà, di, iniziare la sua relazione. Grazie. Il mio compito era quello di fare alcune brevi considerazioni sulla quarta conferenza del libro I capisaldi dell'economia, che è il testo a cui facciamo riferimento nel nostro lavoro. Ora, in questa conferenza sottolinea, ripete, ribadisce la necessità di modificare la prospettiva e il metodo di conoscenza nell'approcciarsi, quando appunto ci si approccia alla sfera dell'economia. Questo è necessario perché la realtà economica è caratterizzata fondamentalmente da processi in continua fluttuazione, in continuo divenire, in continua trasformazione. Proprio per questo il pensiero umano deve elevarsi, deve trasformarsi in modo da abbandonare la sua rigidità e da immergersi in un intento, in una comprensione, in un intendimento dei fatti economici che si pone entro i fatti economici e non all'esterno, già che la natura può essere considerata dall'esterno come il prodotto compiuto di leggi, in un certo senso, almeno vista dall'esterno, come il prodotto compiuto di leggi permanenti. L'uomo partecipa alla natura, ma la osserva, la pone appunto nella categoria dell'oggettività, cioè in una categoria per la quale la considera dall'esterno nella sua forma compiutamente esteriore. Rispetto a questa forma esteriore, la natura appare come espressione di leggi che hanno un carattere, per così dire, fisso, statico, permanente. Tutt'altro invece deve essere l'atteggiamento rispetto alla economia. Quindi è la differenza fondamentale dell'ambito che viene considerato dal pensiero che impone questa elevazione del pensiero oltre la forma rigida, questa metamorfosi del pensiero e questa capacità del pensiero di immergersi nei processi e nelle trasformazioni che caratterizzano l'economia. Questo da una parte, d'altra parte questo è anche necessario nel passaggio dalla considerazione dalla microeconomia domestica alla macroeconomia, che riguarda appunto una enorme quantità e varietà di processi. E questo spiega perché alcuni fatti, come per esempio il produrre per sé o il produrre per gli altri, modificano l'andamento del mercato, modificano l'andamento del prezzo. E in un'economia complessa in cui è articolata, in fondo lavorare per sé, viene fatto l'esempio del sarto, opera in senso negativo sull'andamento dei prezzi. Opera, diciamo,
modificando, distorcendo proprio tutto quello che si dovrebbe realizzare attraverso una giusta andamento dei prezzi. E questo ci porta a considerare gli aspetti fondamentali dell'economia. Si potrebbe dire che quello che risulta da questa conferenza e che poi viene espresso alla fine è il fatto che nell'economia confluiscono due elementi fondamentali, la merce e il denaro. Ovviamente confluiscono attraverso l'elemento centrale che è lo scambio e che è il motore e anche il presupposto dell'economia stessa. Questo significa che l'economia si muove, e queste sono considerazioni anche che faccio in relazione ad altri contesti, tra due estremi che sono fuori della categoria merce e che sono la natura presa per sé. La natura trascende l'economia, o se vogliamo si trova la trascende nel senso che, forse anche nel senso che si trova al di sotto della sfera dell'economia. Il lavoro umano non dovrebbe essere mai merce perché si trova al di sopra della sfera dell'economia. Lì interviene una dimensione in cui l'uomo è soggetto, se vogliamo, è lo sconfinamento della sfera economica nella sfera del diritto, in cui appunto si esprime la dignità dell'uomo e la sua capacità di essere soggetto delle sue azioni nel lavoro. Quindi questi direi sono i due limiti di tutto quello che si muove nella circolazione dei valori economici. Questo ambito dell'economia inizia appunto quando la natura viene detto afferrata dal lavoro, o se vogliamo viene elaborata dal lavoro. Senza il lavoro la natura è al di fuori della sfera economica, perché il lavoro appunto consiste nel estraniare la natura rispetto a se stessa e in un certo senso attraverso questo estraniamento inserirla nella sfera dei valori che sono espressione di un aspetto fondamentale della vita sociale dell'uomo che è l'economia. Quindi direi che la merce si produce per effetto della combinazione tra natura e lavoro, attraverso la quale appunto la natura si comporta da substrato, da materia, a cui il lavoro imprime una forma, se vogliamo usare dei termini aristotelici. La merce è il risultato della combinazione tra lavoro e risorsa naturale, ed è il prodotto appunto della capacità dell'uomo di assimilare alla propria sfera ciò che viene in un certo senso estraniato alla sfera originaria della natura. Quindi il lavoro costituisce l'espressione caratteristica, l'espressione più propriamente umana della relazione con la natura, nella misura in cui la natura si pone come condizione materiale dell'esistenza umana. Ora, viene fatta l'osservazione, lo esprimo molto sinteticamente, del fatto che il lavoro nel corso del tempo viene articolato, si articola, si differenzia, si produce quel fenomeno che è la divisione del lavoro. In realtà l'economia porta in sé intrinsecamente come necessità la divisione del lavoro. Se io consumo qualcosa che prendo dalla natura, certo, compio già per me un lavoro. Prendo il carbone e lo metto per esempio nella stufa. Il carbone, prima di essere nel modo con cui giace nella natura, è fuori dalla sfera economica, sino a quando non entra in lavoro, in rapporto con l'operare umano. Ma se io utilizzo il carbone
solo per me e comunque faccio da me tutto quello che mi serve, che soddisfa i miei bisogni, cioè se io considero una condizione di esistenza rudimentale in cui l'uomo può soddisfare da sé compiutamente i suoi bisogni, allora si trova, diciamo, al di sotto dell'economia, già che l'economia comporta comunque la divisione del lavoro. E questa divisione del lavoro è l'espressione di un altro elemento opposto alla natura e che già è presente comunque nel modo con cui l'uomo si relaziona con la natura, cioè ponendosi come in una condizione completamente diversa dall'animale. Nell'animale vi è una la domanda e l'offerta combaciano e coincidono. L'animale trova nella natura tutto ciò di cui ha bisogno, quindi non vi è distanza tra domanda e offerta, perché per l'economia è dovuta proprio alla distanza tra domanda e offerta, cioè la natura non è sufficiente a soddisfare, non è commisurata al bisogno. L'uomo porta in sé un'eccedenza di bisogno e quindi questo muove l'uomo in una relazione con la natura che è espressione della sua modo specifico di essere, della sua stessa natura che lo differenzia dall'animale, cioè la capacità di creare valori, la capacità di entrare in relazione con la causa finale, di motivare la propria volontà verso un fine che consiste appunto nella trasformazione della natura attraverso, da un punto di vista puramente economico, nella trasformazione della natura attraverso il lavoro. Questo porta naturalmente necessariamente quell'elemento che non solo esprime appunto la specificità dell'uomo di porsi come soggetto, ma la capacità dell'uomo di portare in sé l'elemento spirituale, cioè di produrre la realtà, cioè pone appunto l'uomo nella capacità di in quella capacità che si esprime nella divisione del lavoro attraverso l'intervento dello spirito. L'intervento dello spirito produce la divisione del lavoro in quanto per il fatto che l'uomo non è soddisfatto da ciò che la natura gli dà e quindi si propone come fine la creazione di qualcosa, proprio questo modo di operare dell'uomo che sta alla base del lavoro porta l'uomo a costruire utensili. Ora, l'utensile appunto comporta una restrizione della volontà verso un fine e quindi una differenziazione del lavoro, perché l'utensile, diciamo, è mezzo per raggiungere un fine, ma retrae, restringe la volontà da un orizzonte, diciamo, circolare a un orizzonte settoriale. Con un utensile posso fare solo qualcosa di particolare, di differenziato. Ecco perché l'emergere dell'oggettivo dell'intelletto attraverso la costruzione dell'utensile determina è l'espressione della potenza dello spirito, appunto dell'intelligenza sia di porsi di porre al contempo le categorie del fine e del mezzo e quindi attraverso queste categorie di fare fluire l'intelligenza nella realtà economica costruendo utensili, cioè strumenti che specializzano il lavoro e specializzano la capacità stessa di elaborare la sostanza, la specializza indirizzandolo verso un settore, verso un ambito particolare, concentrandolo verso un ambito particolare. È chiaro che con l'aratro, per esempio, posso solo arare il terreno per avere del grano, non posso certo usarlo come telescopio per vedere le stelle. Cioè tutto quello che la volontà umana può fare si specializza e si settorializza attraverso la capacità di costruire utensili che in un certo senso compensa la mancanza di specializzazione dell'organismo umano rispetto a quello animale, in cui è lo stesso organismo, la stessa appartenenza alla specie, che trae dall'organismo i mezzi, se vogliamo,
quegli organi che operano come utensili, cioè zanne, artigli, eccetera. Quindi l'uomo fa fluire l'intelligenza, costruisce gli utensili e questo determina la divisione del lavoro. Questo determina quindi l'intervento dello spirito entro la sfera economica e questo intervento dello spirito culmina, direi, con la produzione del denaro, con l'emergere del denaro come espressione appunto culminante della possibilità di utilizzare la merce in quello che è l'evento economico fondamentale che è appunto lo scambio. Perché attraverso il denaro, diciamo, è l'unità formale della quantità di valore, è un'unità svuotata della specificità di valore, nel senso che per effetto del lavoro applicato alla natura si producono una varietà di merci, ognuna delle quali è qualitativamente diversa dall'altra. Per esempio, è diverso comprarsi delle scarpe da tagliarsi i capelli, ma è diverso tagliarsi i capelli da leggere un libro. Ecco, in questa relazione tra diversi espressioni della capacità produttiva dell'uomo, la specificità, la qualità viene svuotata e si emerge appunto un principio universale, una pura forma senza materia. Il denaro è pura forma senza materia. Da questo punto di vista è il risultato dello svuotamento del valore concreto. Il denaro di per sé, da questo punto di vista, in rapporto alla specificità della materia, al valore specifico legato al consumo e al rapporto tra domanda e offerta di ciascuna merce, è del tutto vuoto di contenuti. Questo è molto simile appunto a quello che avviene a livello della coscienza, a livello della nostra coscienza, nella misura in cui noi organizziamo l'esperienza attraverso processi di in cui organizziamo la materia dell'esperienza svuotandola di concretezza e organizzandola secondo categorie universali sino alla pura forma dell'essere. Dico, la pura forma dell'essere è la categoria universale della coscienza. Nello stesso modo il denaro sulla sfera economica, sulla sfera, diciamo, dell'operare concreto dell'economia è la forma astratta svuotata della specificità di valore che rappresenta la misura universale della quantità di valore. Ora, questo appunto genera il capitale. Il capitale si genera come accumulo di quantità di valori che si svuota della specificità, sia che viene dalla natura, sia che viene dal lavoro. Ecco, appunto in questo il concetto di valore applicato alla merce si differenzia per esempio da quello marxistico che attribuisce il valore della merce alla quantità di lavoro spesa per produrla. Perché quando la merce, in realtà quando la merce viene prodotta e quando attraverso lo scambio e la compravendita ci si eleva alla misura formale del valore come pura quantità, la specificità del lavoro diventa indistinta, scompare sia la specificità della merce sia la specificità del lavoro, e il valore in realtà è determinato appunto dallo scambio attraverso la relazione tra domanda e offerta, che è l'espressione del bisogno umano. Ecco, quindi lì il capitale appunto si accumula come pura potenza formale, come pura potenza economica, e questo appunto ci eleva oltre la natura, si svuota di qualsiasi riferimento alla natura, l'uomo si stacca completamente dalla natura. Attraverso il capitale viene meno, diciamo, la immediata, concreta esistenza, il contenuto concreto che proviene sia dalla natura
sia dal lavoro e che esita nella merce. Ecco, la merce si svuota della sua specificità e nella misura in cui appunto interviene lo spirito, si può accumulare il capitale, l'uomo si stacca completamente dalla natura. Ora qui interviene un elemento che è il rovescio del rapporto col denaro, che è il rovescio del capitale, perché il capitale come pura forma, il capitale finanziario, è svuotato di contenuto. Il contenuto è la... ma nella misura, nel modo con cui l'uomo lo utilizza, entra in relazione concreta con quel contenuto che deriva dalla possibilità dell'uomo di farne il substrato per attuare la sua volontà, per concretizzare le sue intenzioni. Cioè è strumento di consumo da una parte, e questo è un fatto concreto, è strumento di creazione di valori. Ora, questa possibilità di diventare strumento di creazione di valore viene messo in relazione in questa conferenza dall'assetto delle relazioni umane, nel senso che il capitale si accumula e si sposta come pura forma indifferentemente al suo contenuto, così come il calore attraversa qualsiasi materia, così il capitale può essere un capitale derivato da un lavoro, da un altro, si stacca completamente dalla sua storia e acquista un valore astratto. Perché parli te di? Come? Sì, acquista un valore astratto, sentivo, forse mi sembrava una domanda, un valore di per sé. Questo valore è pura forma, ma assume, ma diventa la sua vera materia è il fatto che è substrato, che è una potenza, io direi attuatività della volontà umana allo stato di potenza. Questo è il capitale. E questo deriva dalle relazioni umane, nel senso che il capitalista può essere un creditore nella misura in cui presta il denaro. Il fatto che il denaro possa essere prestato crea, per così dire, un rapporto tra creditore e debitore, che è come un qualcosa che è analogo al dislivello nella fisica di liquidi, per esempio. Quando c'è un dislivello tra creditore e debitore, al di là dei rapporti di proprietà, nel senso che il creditore può prestare il denaro a chi non ce l'ha, perché chi non ce l'ha può utilizzarlo non solo per il consumo, ma anche per la creazione di valori, in quanto porta in sé l'elemento spirituale. Qui entra l'elemento spirituale nel denaro. Qui il denaro si mostra come il veicolo, il serbatoio attraverso cui può attuarsi l'elemento spirituale, nel senso che il debitore mette la sua intelligenza, la sua progettualità, e appunto per questo avviene, per così dire, il passaggio, una corrente che anima il capitale, che va, una specie di corrente creata da questo dislivello che va dal creditore al debitore, ma anche una corrente inversa, nel senso che il debitore crea dei valori per cui che contribuiscono in un certo senso all'andamento della vita economica. Ora, sinteticamente, questo tema è molto vasto ed è uno dei tanti a cui accenna questa conferenza, molto interessante, e che fa appunto come fonte di valori economici che poi sono la base dello scambio, cioè della compravendita, che è ciò che genera l'evento economico del prezzo. Ecco, mette come base questi due poli, cioè natura elaborata dal lavoro, che è il generatore della merce, e lavoro trasformato dallo spirito, che è, non so se vi posso far vedere lo schema, che è il generatore del capitale. Ecco, questi due processi a cui abbiamo parlato, ecco, non so se si vede, NLLS, no, io sono un po' troglodita, con questi due sono generatori del processo economico,
NL, cioè natura lavoro, genera la merce. Lavoro spirito genera il capitale. Dalla reciproca relazione tra questi valori si crea il giusto andamento del processo economico, nella misura in cui il capitale, appunto generato a sua volta dall'azione dello spirito sul lavoro attraverso la divisione del lavoro, fa sì, agisce come un quoziente che articola il lavoro in maniera tale che il lavoro così diviso e così articolato genera il capitale. Il capitale dovrebbe entrare nell'economia, diciamo, come substrato del talento, dell'intelligenza e dello spirito. E diciamo, io direi, così come la natura, il lavoro è la parte, se vogliamo, legata alla sfera giuridica, il denaro si lega alla sfera spirituale, nel senso che è il mezzo attraverso cui le risorse, le capacità e il talento e l'intelligenza può diventare produttiva, può avere un substrato per rendersi produttiva, e in questo reciproco lavoro, rapporto tra questi momenti si crea il giusto andamento dell'economia. Va bene, è stata una sintesi molto parziale probabilmente, ma appunto volevo solo introdurre questo nostro incontro e tutte le altre attività. Grazie, dottor Carmelo Samonà. Prima di fare una breve pausa di pochi minuti, proprio per mantenerci collegato a quanto ci ha portato incontro, se c'è qualche domanda o qualche considerazione. Se non c'è, vediamo un po', ancora in base a quello che è stato portato dal dottor Samonà, alla sua elaborazione, se c'è qualche domanda da porre o qualche intervento dei partecipanti. Se non c'è, allora facciamo una breve pausa. E casomai anche dopo, alla fine, verso la fine di questo incontro, magari si è maturato qualche intervento che si vorrebbe porre e portare incontro a tutti i partecipanti. Quindi io adesso diamo 3 minuti di pausa e riprendiamo fra 3 minuti. A fra poco. Non so come mai che sta parlando 3 minuti, se non si sa cantare, cosa insegnare se non si sa insegnare? Ah, cambiare se non si sa cambiare, cosa produce tutto questo educare? Esercizi di stile. Stile formale, marito, fare. Cos'è una coppia senza l'originale? Cos'è va bene se non sai cosa fa male? Cos'è presente che non fa futuro se non c'è più sospeso una vita? Finanza malata, schizofrenia, una strada sbagliata, ma chi ci dirà mai cos'è meglio per lui? Cos'è passione? È un tempo che non sente senso di unità. C'è un'altra strada di cuore, c'è un casino di vita. Cos'è la verità?
se rompiamo l'equilibrio da via. E se stare insieme con la nostra strada preoccupare. O magari che manca di un soggiorno. Cos'è che non tocca di scomplicare? Cos'è che chiunque avrà le sue cellule? Cos'è che per te avrebbe scritto? Cos'è che il patriarco avrebbe detto? La cura sta nella tua vita. I luoghi lontani si vicini a te. Sei passione per un tempo che non sente senso di unità. C'è un'altra strada del tuo cuore, c'è così tanta luce. Se diventa, se non metto da morire, se ti vedo, fino di cattivi, è la strada del cuore. Eccoci qua di nuovo. Allora, io ho condiviso questa musica di Franco Musida perché lui ha fatto un lavoro. Spero che si sentiva. Sì, certo. Si sentiva? Io sì, gli altri non so. Sì, perché Franco Musida sta facendo un lavoro interessantissimo, meraviglioso con la musica. Fa anche un lavoro sociale e quindi nella tesa era... sono molto felice di potervi anche far vedere questo suo lavoro. È un lavoro che lui porta avanti, sta portando avanti con molta energia, molto entusiasmo, con molti giovani, è meritevole. Benissimo, allora riprendiamo la nostra registrazione. Ah, nulla, no, riprendiamo. Ah no, è già in corso, scusate. Professore Leonetti, eccoci qua. Allora, professor Leonetti, io sono grata, siamo tutti grati perché lei ha accettato il nostro invito, anzi grazie a Corrado che vi conoscete da molto tempo. Penso che tutti noi, tutti voi conoscete il professor Leonetti, allora scusate, lo metto in primo piano adesso perché c'è la sua conferenza. E il professor Francesco Leonetti è un grande studioso dei contenuti dell'antroposofia di Rudolf Steiner, quindi tratterà questo argomento che è i capisaldi dell'economia. Io chiedo allora al professore di iniziare il suo intervento e la sua relazione. Professore, il microfono. Microfono prima era acceso, adesso no, deve solo togliere la barretta sulla camera, videocamera. Ecco, ah no, 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 ancora no, ancora non l'ha tolto. E dove c'è un video sotto. Adesso mi sente? Esatto, adesso. Beh, non ho fatto nulla. Allora, professore, io la prego di iniziare.
per ascoltare tutti noi ciò che ci vuole portare incontro con la sua relazione. Grazie, molto gentile. Naturalmente ringrazio vivamente la presentazione, la relazione iniziale del professore. Io tenterò una sintesi di questo capolavoro assoluto di Rudolf Steiner usando termini economici, tecnici quasi, con un'ambizione che chi si interessa di cose dello spirito, che ha sempre una certa difficoltà ad entrare in questo mondo così importante per tutte le attività umane, sia un po' incoraggiato e un po' facilitato. Naturalmente non sarà una lezione di economia, non sarei neppure competente in materia, però tenteremo di evidenziare i punti salienti in comune con i fondamenti dell'antroposofia e soprattutto della triarticolazione. E ancora di più, se ci riusciremo, se ci riuscirò, valorizzare certe illuminazioni, secondo me straordinarie, che Rudolf Steiner ha dato a tematiche che sono oggetto di discussione praticamente infinita, sulle quali ancora escono testi che contestano definizioni, ne propongono altre, e sono quelle di Rudolf Steiner, si vede benissimo che sono delle illuminazioni che non provengono dall'intelletto dialettico, e questa è la loro veramente particolarità, praticamente le distingue di gran lunga da tutte le altre. Ci sono alcuni paradigmi fondamentali che lui sottolinea e faremo anche noi la stessa cosa. Il primo è che bisogna perdere ogni speranza di raggiungere mai un paradiso fiscale, un paradiso tributario, un paradiso economico. Cioè il paradiso economico non può esistere per la semplice ragione che per molto tempo ancora l'evoluzione dell'uomo richiederà l'intelletto e quindi la presenza di Arimane e quindi l'ego collegato, in poche parole, l'egoismo. E l'egoismo ha una sua parte sana, come sappiamo, indispensabile. E il paradiso è il concetto proprio antitetico, in paradiso non c'è egoismo. Quindi si deve tentare di ottenere un approccio, diciamo pure questa parola un po' riduttiva, un compromesso accettabile, e dotarsi però degli strumenti idonei per intervenire quando si scende al di sotto di questo compromesso minimo. Adesso, se noi volessimo identificare il paradiso con l'uguaglianza, cioè della distribuzione della ricchezza, noi ci troviamo in un purgatorio pericoloso. Poche volte si è vista una tale ingiustizia, una tale iniquità nella divisione della ricchezza e di tanta ricchezza. Rispetto al passato anche questa è una novità. Il premio Nobel Joseph Stiglitz scrisse un testo con un titolo secondo me fantastico, non molti anni fa. Lo chiamò La grande frattura, studiava la distribuzione della ricchezza negli Stati Uniti ed era colpito dalla circostanza che l'1% della popolazione sostanzialmente possedeva quasi tutto quello che possedeva il resto. Ecco, è un 1% può sembrare un dato veramente incredibile, però l'1% della popolazione americana sono pur sempre 3 milioni e 200 mila persone o giù di lì. E quindi grande frattura, perché come si può chiamare una scissione di queste proporzioni? L'altro paradigma fondamentale è che Rudolf Steiner ci ha benissimo descritto come lentamente l'uomo sia stato in gran parte espulso dal processo economico. Bellissima quella sua descrizione iniziale del barone Rothschild, che mi pare partendo dalla filiale di Napoli va a aprirne un'altra a Londra, dà proprio l'idea dell'economia che cammina insieme all'uomo. Fa un aneddoto simpaticissimo: mentre c'era una trattativa difficile, entra il segretario, barone, c'è un signore agitatissimo che dice di essere l'emissario del re di Francia. Bene, prenda una sedia, si accomodi. Dopo 5 minuti torna il segretario, ma quello non riesco a calmarlo, insiste che è l'emissario del re di Francia, e allora di sedia ne prenda due. L'elemento umano è stato spostato da cosa? Dalla massa dei capitali, soprattutto in questo, diciamo così, periodo successivo
a dei fenomeni di enorme espansione industriale e produttiva di cui ci occuperemo fra poco, massa di capitali che addirittura oggi è spesso gestita da algoritmi. Altro paradigma fondamentale che già ai suoi tempi Rudolf Steiner sottolineava e che oggi naturalmente si è moltiplicato geometricamente è la constatazione che non si può più parlare di economie nazionali. Oggi l'economia è mondiale, lo diceva lui, figuriamoci oggi noi, con i mezzi che abbiamo di trasporto e comunicazione. Questo non è soltanto un rilievo che, secondo me, per esempio dal punto di vista dell'integrazione dei vari tipi e delle varie etnie umane è un veicolo, un viatico importante, però rende difficilissima l'operazione che mantiene l'equilibrio in economia, e cioè la ricerca del giusto prezzo che esiste, ma che naturalmente in una società limitata con pochi scambi è facilmente identificabile. Con una massa di scambi come quella attuale è un continuo rincorrere qualcosa che cambia alla velocità dei nostri sistemi di trasmissione dati, perché questa è la verità. Se qualcuno segue le valutazioni, le quotazioni in borsa, vedrà che in una giornata un titolo può cambiare un numero innumerevole di volte. Altro paradigma che lo Steiner sottolinea è un connubio ormai scindibile da molto tempo, già ai tempi suoi. L'elemento economico non si può più scindere da quello sociale. Si deve parlare di problema socio-economico. E questo non solo per la distribuzione della ricchezza di cui parlavamo. Questo a sua volta comporta altre complicazioni non lievi. Mettendo un po' insieme tutto questo, si comincia a denotare un percorso veramente accidentato. Proprio ultimamente è uscito un testo bellissimo di Nicola Acocella, che è un allievo di Federico Caffè, di cui ha ereditato la cattedra, che dal titolo stesso ci dice in che situazione ci troviamo. Il titolo è Le terribili quattro, che sono le terribili quattro, la stagnazione, la crisi, la povertà e la globalizzazione. È un testo che non è nemmeno presuntuoso nel suggerire le soluzioni, le adombra, le indica, ma è una radiografia magnifica della situazione attuale che rende bene l'idea della difficoltà. Poi ci sono dei paradigmi comuni a molti altri fenomeni umani. Per esempio, il vecchio continua a coesistere col nuovo e crea degli attriti notevoli. Volendo fare un esempio, dal punto di vista economico, tutti i vecchi concetti in materia di immigrazione sono francamente superati e che lo siano è stato dimostrato ampiamente. Per esempio, Francia e Italia hanno bisogno moltissimo di nuova occupazione, specialmente dai livelli bassi o medio-bassi. Però ci sono delle convinzioni ormai radicate in materia che creano le situazioni che ci vediamo intorno, drammatiche e spesso tragiche, che si potrebbero evitare aprendo un po' l'orizzonte. Fermo restando che l'integrazione è un fenomeno difficile, non ci sono dubbi. Ancora c'è un parametro che è direttamente riconducibile all'antroposofia. E qual è? L'economia come fenomeno astratto non esiste. Esiste solo un fenomeno economico, una fattispecie economica che si manifesta in un certo momento, in un certo modo, in un certo luogo. Per cui tutto quello che si può sviscerare da quella fattispecie potrebbe essere completamente sbagliato nella successiva modificazione della realtà. E questo richiede dunque quel famoso pensiero mobile, la grande aspirazione di filosofia della libertà come gradino iniziale, se non altro, che, devo essere sincero, nonostante la velocità dei mezzi di comunicazione, dalle ultime pubblicazioni, dagli ultimi 7-8 anni in materia, non emerge tantissimo. Il pensiero è ancora piuttosto rigido. Nonostante si abbia la disponibilità di una vastità di dati, dei quali Rudolf Steiner ai suoi tempi lamentava la mancanza. Ci avviciniamo dunque alla fine di questa presentazione panoramica con un altro rilievo che in materia di moneta poi si è rivelato francamente pregnantissimo. Rudolf Steiner dice che in economia non basta che un concetto sia giusto,
deve essere anche applicabile. Purtroppo la mia esperienza è che la gran parte dei concetti sono accademicamente affascinanti, ma poi si scontrano con la realtà e il risultato è miserevole. L'economia, per sua espressa definizione di Rudolf Steiner, è una scienza dunque teorico-pratica. Ci sono anche dei paradigmi interni che sono simili a alcune tendenze verso le quali sicuramente il percorso antroposofico tende come affinità e non come contenuti ideali. Ma noi sappiamo che il livello successivo a cui il pensiero tende, il pensiero che si impegna in una disciplina steineriana, è il livello immaginativo. Beh, non a questo livello e in questi contenuti, però il discorso economico ha questa tendenza in sé. Prendete qualunque libro di economia, vedrete che l'autore spiega, cerca di farsi capire, poi a un certo punto ha bisogno di un grafico. Deve tradurre tutto in un'immagine. Mi sono capitati nel tempo, testi dove i grafici erano più delle parole. Ora, che cos'è veramente l'economia? Quando comincia? Beh, l'economia come processo umano di relazione ovviamente antichissima, comincia quando c'è uno scambio. Scambio di cosa? Genericamente noi potremmo dire scambio di beni. Il bene però è un bene spesso potenziale, cioè l'economia in realtà, è, considerandola dal punto di vista materiale, è scambio di merci. Sulla merce sono stati scritti libri di definizione, che si occupa un po' di questi temi, potrà trovare addirittura testi dell'Ottocento e anche del Settecento. Per Rudolf Steiner è un bene, io oggi direi meglio un quid, perché ci sono anche dei beni così immateriali oggetto di economia, che grazie al lavoro dell'uomo può essere inserito nel circuito economico. Esempio classico, la mela sull'albero è un bene potenziale, raccolta attentamente, trasportata accuratamente, esposta al pubblico sagacemente, nel momento in cui suscita l'interesse dell'acquirente, è diventata una merce. Possiamo ancora essere più sottili. In realtà in economia non si scambiano merci, si scambiano valori. Perché è importante la suddivisione? Perché dallo scontro dei valori emerge il fattore centrale di tutta la vita economica. Ne abbiamo già accennato, è il prezzo. È proprio la risultanza di questo scontro tra valori. Ora, a questo punto potremmo tentare una tripartizione iniziale, che termine che non possiamo usare, come sappiamo, quando parliamo della triarticolazione sociale, ma qui sì, i tre elementi fondamentali da cui parte il processo economico sono la natura, il lavoro e il capitale. Le abbiamo già accennati nell'esempio precedente: la natura, la mela sull'albero, il lavoro, raccogliere, riporre accuratamente nelle cassette, trasportare accuratamente, esporre sagacemente, capitale, il frutto di questo lavoro trasformato in merce viene acquistato e si genera l'occasione per la produzione di un capitale specifico relativo a quella mela. Ora, da questo discende un corollario discutissimo in ambiti etici, spesso molto criticato, che è il concetto di profitto. Non ci può essere economia se non c'è un profitto. Non si scambia qualcosa se non sperando di guadagnarci qualcosa, non sempre solo in senso monetario. Il profitto, lo sappiamo, può essere eccessivo e quindi viene giustamente criticato, a tutta una storia presso di condanne apodittiche. Però il profitto è la molla dell'economia. Riveste lo stesso ruolo che il concetto di massa in fisica. Ora, a questo punto ci serve un piccolo escursus storico. Che cosa ci dice questo escursus storico? Che noi, come sappiamo, per lungo tempo le società sono state governate con un approccio religioso. Con un approccio non proprio religioso nel termine che noi attribuiamo oggi al vocabolo, che è un po' limitato, diciamo con un approccio di derivazione divina, non solo per l'origine dei governanti, ma eccetera, eccetera. Poi conosciamo i processi dello sviluppo della società civile, la nascita delle città, lo sviluppo della tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo ambito religioso ha cominciato a rientrare nella sua natura più tipica,
perché si sono sviluppati il diritto e la valutazione del lavoro. Questo, la valutazione del lavoro spesso viene un po' sottovalutata, invece è un fenomeno importantissimo. Dal diritto e dalla valutazione del lavoro, la scaturigine ultima è la divisione del lavoro, cioè da società praticamente autoctone, dove si produceva a livello ristretto, perché le esigenze erano ristrette anche quelle, quasi tutto il necessario, nella divisione del lavoro nessuno lavora per se stesso. È proprio l'oggettiva necessità del guadagno nella divisione del lavoro che impone che si lavori sempre per altri, perché non converrebbe fare diversamente. Questo ci dà una definizione etica oggettiva, cioè nella divisione del lavoro si è imposto l'altruismo, molto prima che nel resto della società. Qualcuno obietterà, sì, ma si lavora comunque per un impulso egoistico di guadagnarsi. Sicuramente l'individuo che lavora ha questo impulso egoistico, ma il processo stesso della divisione oggettivizza l'altruismo produttivo che diventa altruismo economico. Quindi la divisione del lavoro, che è la forma ormai generalizzata, e tutti i tentativi che abbiamo visto di autarchia, eccetera, eccetera, sono sempre disastrosi dal punto di vista economico, ci porta l'accento su questo elemento veramente fragile di tutto il discorso, che è il lavoro. Molto, se non tutto, dipende da come il lavoro si inserisce nel processo economico. Abbiamo alle spalle secoli di anche letteratura molto feroce in materia, critica, denunce giustificatissime, perché il problema centrale qual è? Che il lavoro viene utilizzato in economia e l'economia, sappiamo, si occupa di merci e tende a occuparsi di merci anche quando tratta il lavoro, cioè tende a considerare l'uomo lavoratore merce. Su questo ci sono state accuse storiche, famose, non c'è bisogno che io insista. Recentemente, mi ricordo verso la fine degli anni 90, uscì un testo che ha fatto scalpore a livello mondiale, probabilmente lo conoscono molti di quelli che ascoltano questa trasmissione, questo incontro, perché è andato molto oltre i limiti economici e anche socio-economici, per descrivere proprio in che modo orribile l'uomo possa essere incatenato al lavoro. E il titolo stesso era una sintesi perfetta, orrore economico. Il titolo era L'orrore economico, di una francese, Vivienne Forester, che era una, se non ricordo male, una collaboratrice di Le Monde. Libro tra l'altro scritto benissimo, super tradotto, non so quante edizioni ne abbiano fatto. L'orrore economico. Qual è la soluzione della triarticolazione? Che le regole del lavoro non le deve decidere l'economia, le deve decidere l'elemento giuridico, o anche detto giuridico statale, politico, insomma quello che si occupa di diritto pubblico, possibilmente ispirato dal settore spirituale, dal settore culturale. Da questo discende poi un'altra necessità che Rudolf Steiner ha sottolineato spesso. Molte volte, in tante occasioni, non si trovano le soluzioni perché non si è arrivati veramente a una coscienza piena della genesi, della sintesi dei fenomeni. In questo caso a cosa mi riferisco? Non solo il lavoro non si può pagare, perché è l'espressione dell'attività umana spiritualmente intesa, sia che si tratti di un lavoro manuale, che è un lavoro tipicamente invece creativo, artistico, spirituale. Scusate, spirituale o simile. E in questo mi ricordo una frase di Adriano Olivetti, che rimane un maestro, che mi colpì sempre. Lui diceva: la fabbrica è il luogo in cui il tipo umano operaio deve poter trovare la sua realizzazione. Pensate un po', di fronte a quello che ci circonda, che razza di frase e illuminazione di quest'uomo, che aveva legami con l'antroposofia, perché sono state trovate matrici dei suoi assegni di donazioni a edizioni antroposofiche. Di più di questo non sono riuscito ad accertare. Ma nei fatti stessi, ed è di questo che bisogna prendere coscienza, non si paga il lavoro nemmeno adesso. Noi non paghiamo il lavoro, paghiamo i prodotti del lavoro, in ogni caso. Con un esempio concreto,
E l'operaio di una fabbrica di automobili, quando ha completato la costruzione di un veicolo insieme ai colleghi, sembra che venga retribuito col salario per il lavoro che ha speso nel costruirla. In realtà il processo reale è che, finita l'auto, la vende alla direzione della fabbrica, perché si trova la direzione in una posizione sociale in cui la può piazzare meglio sul mercato. Venduto il veicolo, il ricavato si ripartisce in una parte che va all'operaio sotto forma di salario e il resto rimane alla direzione della fabbrica per pagamento materiali, ammortamento, rifondo riserva, ricerca, assicurazione, spese di mercato, pubblicità, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sappiamo benissimo, perché come ho detto la letteratura in materia è folta, che questo è un rapporto che spessissimo è stato esasperato ai danni dell'operaio, che è il soggetto più debole, perché lavora in stato di necessità, mentre molto spesso la direzione della fabbrica no. Oggi di meno, perché la concorrenza è feroce. Questo squilibrio naturalmente ha raggiunto poi a volte dei livelli tremendi. Ricordo che ai tempi del buon professor Valletta, non so se allora c'era questo titolo, general manager della Fiat, è arrivato a una retribuzione pari a 12 volte quella dell'impiegato o dell'operaio più retribuito e fece scalpore. Ma ci sono stati esempi nel settore delle produzioni automobilistiche in cui il general manager, l'amministratore delegato, chiamatelo come volete, è arrivato a prendere 500 volte la retribuzione dell'operaio più retribuito. E ovviamente qui qualcuno dovrà intervenire, poi vedremo chi. E la prospettiva adesso ci porta al grande Moloch. Abbiamo parlato di retribuzione, pagamenti, salari mascherati, e il grande Moloch è il denaro. Dal punto di vista etico, morale, tradizionalmente lo strumento del diavolo, Mammona, lo sappiamo benissimo, il capitale è il grande condannato da certe posizioni, diciamo così, dogmatiche. Naturalmente quando uno parla di capitale, chiunque abbia un minimo di cultura pensa subito al capolavoro di Carlo Marx. Però se qualcuno è interessato, non bisogna andare per forza così lontano. Qualche anno fa è uscito un testo che ha fatto epoca, uno scalpore enorme nell'ambiente, di un francese, di un istituto francese, Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo. È veramente una radiografia molto ben fatta. Su alcune cose si può dissentire, avere dubbi, però la radiografia è fatta molto bene. Se qualcuno si entusiasma, si assicuri che sia un entusiasmo fondato, perché mi pare che si viaggi sulle 800 pagine. Il capitale è il primo prodotto diretto della divisione del lavoro. Esempio semplice, un piccolo paese dell'Ottocento, 10 minatori ogni giorno devono andare partendo, poveri disgraziati, che devono scontare un karma infernale alle 4 del mattino, devono camminare 4 chilometri per arrivare alla miniera e la sera ritornare a terra. Uno di loro un giorno ha un'idea, si procura un carretto con un cavallo e dice agli altri: se mi date un soldo vi porto in miniera e vi riporto a casa. E naturalmente glielo danno il soldo e in questo modo piano piano accumula il capitale. Naturalmente dovrà restituire i soldi che gli ha prestato qualcuno per comprare il carretto, oppure la percentuale per l'uso del carretto, l'affitto del carretto, ma comincia ad accumulare capitale. Ora naturalmente dal punto di vista economico il capitale non è affatto questo demone, è lo strumento dello spirito nell'economia. È lo strumento che permette allo spirito di trasferire i valori della natura attraverso lo spirito del lavoro umano nel circuito economico. E questa caratteristica spirituale del capitale si vede soprattutto quando si concretizza nel possesso del detentore legittimo. Cioè il valore di una somma di denaro voi lo potete valutare veramente nella sua intrinsecità operativa quando entra pienamente nella disponibilità di un individuo. E a quel punto, se questa persona è spiritualmente capace, produrrà ricchezza, produrrà benessere, produrrà nuova attività, e se è veramente bravo lo farà senza inquinare, senza intaccare le risorse non rinnovabili, senza danneggiare nessuno.
E quindi la somma, il suo valore l'ha ricevuta da che cosa veramente? Dall'abilità di chi lo riceve. Questo dal punto di vista della triarticolazione pone un problema enorme, che storicamente un po' è migliorato, ma ai tempi di Rudolf Steiner era molto grave. Cioè non è il settore economico che deve decidere chi deve disporre dei capitali o dei mezzi di produzione. Lo deve fare il settore culturale o spirituale. Perché? Perché deve giudicare le qualità umane e spirituali dell'individuo e agire non per discendenza ereditaria, non per appartenenza politica, ma per meritocrazia intrinseca. Ora, noi italiani siamo i più sensibili al tema della meritocrazia, anche se qualche progresso è stato fatto. Ho visto nomine recenti che sono sempre di parte, ma una certa attenzione alle capacità autentiche dell'individuo, maggiore che in passato, mi sembra di averla notata. È un problema italiano grave. Ricordo anni fa, non esattamente, non so, 7-8 anni fa, un testo di Roger Abravanel, penso che si pronuncia la francese, si chiamava proprio Meritocrazia e lo affrontava in pieno. Mi sembra che fosse la Garzanti. C'era anche una bella introduzione del professor Giavazzi. E la meritocrazia è quella che dovrebbe risolvere il problema di far pervenire mezzi di produzione e capitali nelle mani delle persone capaci. Ora, tutto questo ci sottolinea ancora la caratteristica per cui lo spirito può operare così liberamente, perché il denaro è un valore astratto. Il denaro di per sé non lascia più nessuna traccia, non contiene più nessuna traccia dei beni di natura o del lavoro che è stato necessario applicare per produrlo. Ritirate 1.000 euro in banca, vi danno 10 pezzi da 100, chissà come sono stati prodotti questi soldi. E qui bisogna anche sottolineare che quando parliamo di spirito che opera in economia, non bisogna immediatamente diventare bacchettoni dogmatici. L'esempio fondamentale è quello che ci dà Rudolf Steiner. Io passeggio per un prato, mi arrivano gli odori delle piante, i profumi dei fiori, il cinguettio degli uccelli, e tutto questo me lo dà il corpo fisico attraverso i sensi. Poi un profumo mi piace, uno mi piace di meno, il canto di un uccello più di un altro, queste valutazioni del sentimento, diciamo pure del sentire, ce le dà proprio il sentire, l'anima. Cioè l'anima. Abbiamo dunque avuto la prima parte dal corpo, la seconda all'anima. Quando comincio a riflettere che un albero che l'anno scorso era fiorente adesso è appassito, che gli uccelli vanno solo su una pianta in massa e disdegnano un altro fiore completamente, qui è entrato in attività lo spirito. Quindi lo spirito in economia, qualcuno non si scandalizzi, può anche essere speculazione. In borsa tutti speculano la speranza di arricchirsi senza aumentare la loro dose di lavoro. Quindi dal punto di vista morale sono un po' equivalenti. Però c'è uno più abile, oppure più fortunato, più intuitivo, riesce a speculare meglio. Magari è anche una persona che ha studiato di più i fenomeni del mercato, che ha raffinato la sua spiritualità specifica. Quando Henry Ford inventa la catena di montaggio, prescindendo dalle conseguenze umane, tempi moderni, eccetera, in questo momento non le trattiamo, sostanzialmente ha applicato l'intelligenza, cioè il suo spirito, al modo di produzione delle automobili. Prima 100 operai lavoravano tutti sullo stesso esemplare, ne facevano una settimana. Per venderlo doveva riuscire a ripagare 100 operai e più tutto il resto. Dividendo il lavoro ne hanno fatte almeno 20-30 ogni settimana e ogni auto bastava a pagare un operaio. È stato un fenomeno di democratizzazione dei consumi. Prima le potevano comprare solo i ricconi, dopo i primi a comprarselo il T4, il modello base, furono proprio gli operai della Ford. Dunque, precisato questo, cioè la vera identità dello spirito umano, quando si applica in economia, specificamente secondo i parametri evidentemente necessari al settore, possiamo un po' riassumere che una equazione molto semplice, che però è piena di rischi, come vedremo. Sostanzialmente il denaro è un contrassegno per le prestazioni.
È un contrassegno di prestazioni che però può dare adito a degli sbandamenti clamorosi. Quando c'è stata la grande crisi dell'inizio di questo secolo, della prima decade, ve la ricorderete tutti, la bolla immobiliare, Lehman Brothers, eccetera, eccetera, quando la crisi è arrivata in Europa, i più fragili sono passati molto male. E tra i più fragili, la più fragile era la Grecia. I falchi la volevano addirittura espellere dall'Europa, che significava condannarla veramente a una situazione insolvibile e irrisolvibile. Poi si arrivò al compromesso di sottoporla alla gestione della Troica. Ma questa Troica, per rimettere a posto il contrassegno, ha ridotto le prestazioni a livelli subumani. E l'uomo non vive di contrassegni, l'uomo vive di prestazioni. In quel periodo in Grecia si amputavano artigiani perché mancavano gli antibiotici, si operava senza anestetici, bambini denutriti denunciavano malattie che non si vedevano da tempo immemorabile. Lessi una volta, ma questo non l'ho verificato, che intorno ad Atene c'erano dei boschi bellissimi, la gente per scaldarsi ha tagliato tutto, si è inventata braceri, vecchi secchi in cui hanno bruciato la legna, insomma, se il livello di intenzionalità di correttezza economica finanziaria arriva fino a distruggere la stessa possibilità della sopravvivenza umana, allora non c'è più né l'economia al servizio dell'uomo né la finanza al servizio dell'economia, c'è solo veramente, mi dispiace la parola che posso usare, insensibilità crudele. Poi i responsabili hanno fatto ammenda, ma troppo facile, troppo facile. No. In un continente dove continuamente si vantano origini cristiane, lasciamo stare. Quindi, contrassegno delle prestazioni, ma attenzione, che quello che conta poi sono le prestazioni. A questo punto ci si presenta un'altra tripartizione. Qui però qualcosa abbiamo già detto, quanti sono i denari, le modalità di espressione del denaro, sono tre. Il termine qui lo usiamo soltanto indicativamente perché dobbiamo già parlare di triarticolazione, non è più come nel primo caso, perché tutte e tre le forme possono subire dei fenomeni osmotici molto molto diretti. E le tre forme sono il denaro d'acquisto, il denaro di prestito e il denaro di donazione. Il denaro d'acquisto in parte l'abbiamo già affrontato, quello che si esplica nel negozio fondamentale di tutta l'economia, che è la compravendita. In materia Rudolf Steiner si sottolinea qualcosa che probabilmente in campo economico non è così evidente, non è così individuato. Cioè si dice sempre, forse lo sanno tutti anche i semplici ascoltatori dei telegiornali, che la compravendita si basa su questo meccanismo fondamentale dell'offerta e della domanda. Cioè il contadino si presenta con 10 mele e le offre, il commerciante domanda le mele e gli dà i 10 scudi. Però in realtà il meccanismo è presente ed è vero, però è bilaterale. Perché il contadino offre le mele, però domanda i denari. E il commerciante domanda le mele, ma offre i denari. Direte, ma è una specificazione di lana caprina? No, perché in questa compravendita si rivela importantissima, importantissima l'attitudine interiore delle due parti. Possiamo anche dire il desiderio o la necessità. Se io vado con le 10 mele, il contadino ha assolutamente bisogno del denaro per pagare una scadenza, magari le vende anche a 8 euro, ci rimette, perché per lui è più importante averli che avere il prezzo pieno. Se per l'acquirente la fame è tale per cui deve avere queste mele per sé e per la famiglia, è pronto anche a pagarle un 12. Perché per lui è più importante avere le mele che perdere i denari. Quindi c'è un misto di desiderio e necessità da una parte e dall'altra. E
questo evidenzia un'altra qualità del denaro, che è quella dell'agibilità tempestiva. Cioè, chi ha comprato le mele, prima o poi o le rivende, perché l'ha fatto sin dall'inizio con questo abile intento speculativo, ci guadagna qualche euro, oppure anche se le rivende, quello che le acquista, prima o poi o le mangia o le trasforma in marmellate, succhi di frutta, perché comunque se non fa niente quelle marciscono. È obbligato a intervenire sulle mele subito, o le vende o le consuma. Invece chi ha preso il denaro no, può aspettare tranquillamente l'occasione favorevole in cui si presenti un calo di prezzi di una merce che gli interessa, aspetta anche a lungo, oppure la va a cercare su mercati più favorevoli. Noi sappiamo che differenza di posizione economica ha chi agisce in stato di stretta necessità, pochi maledetti e subito. Poi arriva il grande malato. Il grande malato è il denaro di prestito. Voi direte, ma perché? Rudolf Steiner raccomandava di non impostare progetti economici troppo superiori al capitale disponibile al momento. Oggi, nel momento in cui vi parlo, nel mondo ci sono 310.000, attenzione lo ripeto, 310.000 miliardi di dollari di debito pubblico, di debito sovrano. 20 paesi, tra i quali alcuni anche molto importanti, sono proprio sull'orlo del default. Per default si intende quel momento terribile in cui, scadendo dei titoli, lo Stato non è in grado di rifonderli agli acquirenti, cioè la somma corrispondente. Oggi qui siamo tutti preoccupatissimi della Tunisia, che è proprio vicina alla catastrofe. Si è mosso persino il rappresentante europeo, quindi vuol dire che la situazione è proprio grave. Perché se crolla la Tunisia ci aspettiamo 700-800 mila immigrati in pochissimo tempo. È già da tempo gli immigrati tunisini lasciano un paese che non funziona. Poi noi italiani in materia abbiamo da sussurrare, non possiamo parlare, perché il nostro debito gira intorno al 160%, che vuol dire che produciamo 100 all'anno e spendiamo 160. Con delle conseguenze gravissime. Quest'anno lo Stato italiano pagherà 75 miliardi di interessi sul debito. Per darvi un'idea dell'enormità, pensate che tutta l'istruzione nel suo complesso ci costerà 55 miliardi. Ogni italiano, compreso le quattro mosche bianche di neonati che si vedono in giro, paga ogni anno 1.380 euro per il costo degli interessi sul debito, come tasse, come imposte, come ascisse, come mancati conferimenti, IVA, tutto quello che volete. Quindi il denaro di prestito, oltre certi limiti, evidentemente diventa una tagliola, diventa un cappio da impiccato, che basta il movimento più inconsulto. E denaro di prestito porta subito un altro interesse che è stato oggetto etico di discussioni storico-etiche, con provvedimenti anche gravi, anche dalla parte dell'autorità laica, e cioè il problema degli interessi. Per tantissimo tempo si è considerato disdicevole, immorale prestare denaro indietro interessi. Sono stati addirittura persino determinate delle categorie che potevano essere autorizzate perché considerate subumane, quasi così, etnie di serie B. Si arriva fino a queste pazzie, questo virus tremendo del razzismo. Però evidentemente l'interesse esagerato ha una sua dinamica, persino la legge condanna l'usura, la identifica con molta serietà. Forse un po' troppo generosa, si potrebbe essere più severi. Ma il processo economico ha assolutamente bisogno di capitali. L'abbiamo dimostrato nell'esempio del minatore che si prende il carretto, il cavallo e trasporta gli altri. Il cavallo e il carretto in quel caso erano un capitale. Magari li ha comprati facendosi prestare un capitale da qualcuno, forse il possidente locale, il rentier, quello che campava di rendita, che per tentare di continuare a campare di rendita approfittava di ogni situazione per lucrare un po'.
Ma se io mi privo della disponibilità di una somma, non lo farò mai se non ho un interesse che mi compensa il sacrificio. Compro 10.000 euro di BOT, di BPT, titolo a reddito fisso, decennali, mi privo di questa somma per 10 anni, e perché lo devo fare se nessuno mi conferisce un minimo di guadagno per questo sacrificio? Non lo farò. Quindi, entro certi limiti, il capitale, scusate, l'interesse, non solo è giusto, l'abbiamo dimostrato, ma è anche indispensabile. Certo, poi diventa rendita, può diventare rendita, con una dimensione più vasta addirittura del reddito da lavoro. Può essere tassato addirittura in modo più favorevole. E qui c'è stato un testo, mi ricordo, anni fa, magnifico, del nostro Geminello Alvi, un testo Mondadori, bella edizione anche, che ha parafrasato sarcasticamente il primo articolo della Costituzione. Una Repubblica fondata sulle rendite, questo era il titolo, invece che sul lavoro. E lì ha stigmatizzato il fenomeno anche come inteso come rendita di posizione, in senso lato. Interessante lo sviluppo storico, della genesi storica della nascita dell'interesse che sottolinea Rudolf Steiner. Facciamo un esempio calzante. Firenze, la Banca Peruzzi chiede un prestito di 100 fiorini alla Banca dei Bardi. La Banca dei Bardi glielo concede, però vuole l'impegno scritto che entro i 5 anni successivi, se a sua volta i Bardi chiedono un prestito, i Peruzzi lo devono concedere per la stessa somma. Questo nel tempo si è rivelato un procedimento troppo veramente farraginoso, soprattutto perché gli eventi politici potevano cambiare in un modo assolutamente drammatico. Quando i Guelfi hanno perso a Firenze, Brunetto Latini, maestro di Dante, si è ritrovato senza famiglia, senza casa, senza identità, senza niente. Cause che hanno predisposto molto la sua folgorante esperienza, poi in passata anche nella Divina Commedia, attraverso Dante. E questo ha suggerito dunque un cambiamento. I Peruzzi prestano ai Bardi 100 fiorini e alla fine dell'anno i Bardi ne restituiscono 110. E quindi l'interesse storicamente è nato come sostituto della reciprocità. Siamo arrivati all'ultima forma di denaro, la forma di donazione. Il denaro di donazione è il denaro tipico per la sopravvivenza, diciamo così, il vettovagliamento delle istituzioni culturali. Noi riceviamo continuamente richieste UNICEF, Save the Children, Bambini, UNESCO, FAI, Mondo Protezione dell'Ambiente, cioè, queste sono richieste spiritualmente legittime, anche economicamente, perché è proprio tipico, il sovvenzionamento tipico di questo tipo di istituzioni è proprio il denaro di donazione, che poi tra l'altro non è nemmeno tanto scarso, perché si dona spesso senza saperlo, perché il denaro di donazione si va a nascondere nella denuncia dei redditi, si va a nascondere nelle tasse, si va a nascondere nelle accise, si va a nascondere nei tributi locali, nei ticket, in tante cose. Però indubbiamente se il denaro di donazione è scarso, la vita delle istituzioni culturali sarà grama. Quindi è benissimo, è assolutamente lodevole sostenerle con le proprie donazioni nei limiti del possibile. Ecco, adesso siamo arrivati proprio alla patologia del denaro, l'elemento scabroso. Perché usiamo questo termine? Perché il denaro, l'abbiamo ormai realizzato, di fatto si comporta come una merce. Se in quel paesetto di cui abbiamo già disturbato gli abitanti più volte c'è una vasta produzione di fagioli, il signorotto locale magari con un editto decide che tutti i fagioli prodotti vanno conferiti a lui, poi lui li distribuisce e i fagioli diventano la moneta di scambio. Cioè quello che arriva con le 10 mele si porta a casa 1 chilo di fagioli, se quella è la quotazione del mercato in quel momento.
in quel momento i fagioli sono denaro, perché? Perché gliela, il valore gliela conferito l'editto del sovrano locale. Questo lo approfondiremo fra poco. Quindi posso scambiare fagioli con mele e lì si vede benissimo che il denaro funziona come una merce. Perché diciamo comunque che è morboso? Perché si comporta sempre, molto spesso, come una merce sleale. Devo però aggiungere apparentemente. Perché una merce sleale? Torniamo a questo contadino con le 10 mele, perché sarà contento, gliele abbiamo fatte vendere tutte. Chi compra le mele le deve consumare, abbiamo detto, in qualche modo, entro poco tempo. Invece il contadino torna a casa, c'ha il figlio magari che ha studiato un po', dice papà, questi 10 soldi li mettiamo alla banca Peruzzi, quelli danno un interesse del 10% all'anno, fra 10 anni sono diventati 20. Ecco in che cosa la merce denaro si comporta in modo sleale. Non si deperisce come la stragrande maggioranza delle merci. Voi mi direte, ma i diamanti, vabbè, ma nella valutazione dei paradigmi, dei parametri economici, certamente i diamanti non sono una voce ricorrente e fondamentale. La maggior parte delle merci tende a consumarsi. Ludo Stein dice proprio che una delle caratteristiche della merce è che una volta prodotta tende a essere consumata. Invece il denaro no. Perché abbiamo detto apparente? Perché noi accumuliamo il denaro in base alla nostra avidità o anche alla prudenza. In certi casi l'accumulazione moderata è utilissimo, il risparmio, per fornire poi la materia prima della concessione dei capitali indispensabili. Ma si può andare oltre, lo sappiamo che si va oltre moltissimo, l'ha detto Stiglitz nel suo gran libro. E perché è apparente? Perché nei 10 anni che il contadino aspetta che il suo capitale si raddoppi, in realtà ci saranno speculazioni, ci sarà l'inflazione, crisi, guerre, carestie, per cui di fatto quando alla fine incassa i 20 scudi, probabilmente valgono meno dei 10 scudi di 10 anni prima. E questo succede normalmente. Noi siamo abituati, se uno non è interessato specificamente, ad essere attratti dalle grandi crisi economiche, il 29, eccetera, 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 2008, 2012, ma se uno studia la storia dell'economia, vedrà, è una continuazione di crisi piccole e grandi, svalutazioni continue. Ora non so, si è accumulato molto denaro nei conti correnti nel periodo del Covid, che si comprava poco, poi ti arriva la crisi energetica, ti arriva la guerra, ti arriva questo o quell'altro, adesso l'inflazione è arrivata anche al 14%. Da noi gira intorno al circa 8-9, non è che sia bassa. Questo significa un'inflazione del 10% significa che se ho 100 euro in banca, l'anno dopo ce ne ho 90 senza aver fatto niente. Quindi il denaro tende a svalutarsi da solo. Dov'è il grande problema? È che l'uomo dovrebbe evitare che si svaluti da solo, perché lo fa attraverso crisi molto pesanti. Noi dovremmo imparare a logorare il denaro con la nostra ragione, e Rudolf Steiner specifica senza soluzioni burocratiche, il che rende la cosa molto difficile, perché ci sono stati tentativi in cui è emerso il paradigma di cui abbiamo parlato all'inizio, soluzioni bellissime dal punto di vista etico e poi inapplicabili. Su questo fu grande, mi ricordo, il nostro Argo Villella, economia e dimensione umana, cioè, ma poi metafisica della moneta. Credo che questi sono due testi che gli antroposofi scaligeriani conoscono tutti. Non a caso Rudolf Steiner identifica il problema capitale dell'economia in una forma curiosa, lo fa come una domanda che specifica proprio in relazione a questo tema. Come può il settore spirituale, unitamente al settore giuridico, intervenire sull'economia pura per regolare la gestione del capitale e la misura del lavoro? La misura del lavoro, abbiamo già detto, non può essere regolata dal processo economico, ma dagli enti giuridici.
però anche la regolazione del capitale. Lui lo dà come problema capitale dell'economia. Ecco, in questo ambito poi dovremmo specificare soltanto il colonnario che ne deriva, cioè, in poche parole, non possiamo lasciare che il denaro circoli anarchicamente come gli pare a lui. Bisogna trovare un modo di controllarlo come faremmo con una merce. Non lasceremo un camion di pomodori che gira finché marciscono tutti, o non accumuleremmo tanto da non poter poi consumare, eccetera, eccetera. Ecco, siamo arrivati a enucleare poi l'elemento fondante su cui basa tutta l'economia e che non ha niente a che fare con l'economia. E qual è questo elemento fondante? È il diritto. Senza diritto non ci sarebbe economia. L'abbiamo visto nel caso dei fagioli. È un editto del sovrano che stabilisce che i fagioli acquisiscono valore legale di moneta. Ma a Maastricht è successo lo stesso. 15 nazioni si sono accordate, hanno deciso di rinunciare alla propria moneta nazionale e hanno sottoscritto un patto giuridico legale vincolante che attribuiva il valore di moneta a un'unica moneta per tutti e 15, cioè l'euro. Non entro nella discussione euro sì, euro no, perché ci sono biblioteche intere. Tutti sicuramente qualcosa avrete letto in materia, anche di studiosi italiani molto molto preparati. Qualcuno ha anche fatto parte del board della BCE. Quindi si vede abbastanza chiaramente che la triarticolazione ha modo di esercitarsi in continuazione. Perché se uno riconosce che l'elemento fondamentale dell'economia risiede in un altro settore, cioè nel settore giuridico, o chiamato anche politico statale, questo significa che veramente il problema di correlarli è urgente, è indispensabile ed è molto impegnativo. Noi abbiamo comunque incontro diritti, merci, denaro in forme molto varie. Se pago la pigione, in quel caso, con la merce denaro acquisto il diritto di usufruire di un immobile, di un appartamento. Se pago un insegnante per i prodotti futuri del suo lavoro, cioè delle sue prodotti dalle sue capacità spirituali, educazione, cultura degli allievi, abilità manuali, eccetera, eccetera, pago con la merce denaro un qualcosa che ha un'origine spirituale. Posso pagare anche con un diritto questo. I professori che vengono ospitati in università, sarà capitato a molti dei partecipanti, come compenso spesso ricevono l'utilizzo gratuito di un alloggio. Finora ci siamo occupati esclusivamente di un polo dell'economia, ma l'economia è esattamente come l'elettricità. Sono equivalenti altrettanto necessari e importanti il polo positivo e il polo negativo. Se non collaborano tutte e due, la lampadina non si accende. Ecco, in economia, il polo che abbiamo trattato fino adesso è il polo positivo, la produzione, ma è altrettanto importante quello opposto del consumo. Se non si consuma, l'economia crolla quasi peggio che se non si produce. C'è un libro proprio recente, uno studioso, si chiama Aaron Nanenav, come nave. Il libro si intitola Automazione perché tratta di questo annoso dibattito sul rapporto tra occupazione e automazione dei processi produttivi. Ma la cosa più interessante, secondo me, del testo è che lui sottolinea molto come questa lunga crisi strisciante dalla quale non ci liberiamo è la diretta scaturigine di un periodo eccessivamente lungo di iperproduzione. Iperproduzione industriale, che poi tra l'altro non siamo nemmeno riusciti a sostituire come molla dell'economia, perché il terziario ha compensato, ma solo in qualche percentuale. L'iperproduzione comincia con l'immenso impulso dovuto alla guerra dei 30 anni del XX secolo, quella per l'Italia dal 15 al 45, per gli altri 31 dal 14, ma quella è stata un'altra guerra di 30 anni in due tempi. Nel 15 l'Italia è entrata in guerra con 87 aeroplani
è uscita con 10.000. Soltanto nel 2017 ne hanno fabbricati 6.000. Questo enorme processo produttivo altamente industrializzato si è rinnovato e arricchito col secondo tempo della guerra, e poi non si poteva fermare perché erano industrie immense in cui erano stati investiti capitali ingentissimi, e ha continuato questa superproduzione finché a un certo punto l'utenza non è stata più in grado di assorbirla. Passato il boom economico degli anni 60 in Italia, dovuto molto ai bassi salari, non è che uno si può comprare 3 frigoriferi, 2 lavatrici. A quel punto, oggi questa bulimia di acquisti c'è sui telefonini, però credo che anche in questo caso uno possieda un telefonino, non credo che ne abbia più di uno, forse 2, 3 per esigenze di lavoro. Quindi è importantissimo che si possa consumare. Ludo Steiner diceva che era molto sano il periodo in cui si ordinava un abito dal sarto quando serviva, mentre la produzione per cui si riempiono i magazzini di abiti sperando di venderli, lo definiva un tumore dell'economia. Si possono creare dei centri di materiale invenduto che poi diventano pesantissimi per la sopravvivenza di chi li ha fabbricati. E poi ci sono i saldi, le svendite, quando sono autentici, eccetera, eccetera. Ma questo, per esempio, nel campo dell'alimentazione è un problema terrificante. Buttiamo una quantità di cibo ogni anno che fa veramente paura, urla vendetta. Non posso dilungarmi, sono uscire fuori tempo. Quindi il consumo è fondamentale. Chi alla mia età, forse se lo ricorderà, subito dopo la prima grande crisi energetica, a Detroit, la capitale americana delle automobili, si vedevano, le hanno anche trasmesse in TV, spianate immense che confinavano con l'orizzonte di queste bellissime macchine americane super accessoriate, 6.000 di cilindrata, 12 cilindri, che nessuno si comprava più perché erano 3 km con un litro. Le hanno smantellate tutte praticamente per ricavarne i pezzi. Da quel momento Detroit non si è mai più ripresa, è crollata completamente. Quindi il consumo è fondamentale come la produzione. È molto saggio saper prevedere la possibilità reale di consumo quando si imposta la produzione. Don Steiner dà delle simpatiche caratterizzazioni di alcune forme di consumo. Per esempio dice che i consumatori assoluti sono i bambini, i bimbi giovanissimi, perché a 10-12 anni centinaia di migliaia di bambini nel mondo, invece di andare a scuola, costruiscono pericolosissimi fuochi d'artificio, fiammiferi con cui si intossicano con lo zolfo, intrecciano quei bellissimi trappeti con cui adorniamo i nostri lussuosi salotti. Ma uno scandalo mondiale questo, mondiale, una cosa infame. Ma il neonato, il bambino di 5-6 anni è improduttivo, e anche gli anziani, quelli che non avendo soprattutto vissuto una vita abbastanza completa, non hanno da rendere nemmeno la saggezza. Poi è interessante come giudica i lavoratori spirituali. Cioè che per il passato un lavoratore spirituale, un insegnante, un artista, un medico, è un consumatore sfrenato e assoluto, non produce niente. Consuma scarpe fatte da altri, cibo fatto da altri, benzina raffinata da altri, auto costruite. Ma per il futuro il lavoratore spirituale può essere il produttore più potente. Se un insegnante è tale per vocazione, cioè per l'incrocio karmico favorevole, indispensabile anche se uno tenta la via dell'antroposofia, vediamo in giro tanti esempi, potrebbe creare generazioni di giovani suoi allievi attivi, vitali, alacri, costruttivi, creativi, intelligenti, sani fisicamente, soprattutto sani. È un patrimonio immenso che produce per tutta la società, per tutta la sua comunità. Quindi consumatore per il passato, altamente produttore per il futuro. Siamo dunque adesso a un problema di ermeneutica.
abbiamo detto cosa va fatto, cosa non va fatto, cosa va limitato, cosa va accentuato, cosa va arricchito, cosa va impoverito, cosa va affrettato, cosa va ritardato. E qualcuno a questo punto potrebbe chiedersi, benissimo, ma secondo la triarticolazione dell'elemento sociale di Rudolf Steiner, chi deve provvedere a questi correttivi economici? Chi deve impostare il percorso, il tragitto economico in modo corretto? Secondo la visione steineriana, il compito va assunto da associazioni di produttori, commercianti e consumatori. Questo sulla base di un principio spirituale fondamentale. E qual è? Nel campo spirituale, la soluzione, l'invenzione, è sempre individuale. Ci ricordiamo la pila di volta, il motore combustione di Torricelli, ci ricordiamo la teoria della relatività di Einstein, cioè la teoria dell'indeterminazione di Werner Heisenberg, cioè le produzioni scientifiche, artistiche, la dama con l'ermellino di Leonardo, la ronda di notte di Rembrandt, la quinta di Beethoven, sono sempre riferite a un inventore, a un creatore unico. E questo ci dà intanto l'opportunità di segnalare quello che potrebbe essere un esempio di come gestire la ricchezza prevenendone il suo abuso, il suo eccesso. Ed è proprio il caso del diritto d'autore, che è una legislazione europea. Il diritto d'autore dice che il creatore di un'opera dell'ingegno, di qualunque tipo, industriale, col brevetto, col marchio, eccetera, può godere dei proventi economici della sua creazione, lui e i suoi eredi, non oltre i 70 anni dal momento del brevetto, della registrazione, della pubblicazione. Cioè si impedisce l'accumulo dei proventi. È un esempio bellissimo. Dovrebbe riuscire come ispirazione per i discorsi che abbiamo fatto in relazione al logoramento del denaro. Quindi in campo spirituale la produzione, l'invenzione è singola. Invece in campo economico il giudizio del singolo non ha nessuna possibilità di individuare le soluzioni corrette. Serve l'esperienza del produttore, serve l'esperienza del commerciante e serve l'esperienza del consumatore, perché solo così possono realizzare l'azione principale di un'associazione. E qual è? È di seguire il barometro dell'economia, che è il prezzo, e intervenire se sale troppo o se scende troppo. Questo è il momento in cui bisogna intervenire. Qualcuno ricorderà un episodio terribile di qualche anno fa. Non è che ho assistito di persona, l'ho visto in un telegiornale, ma trasmesso più volte. Credo in Sardegna buttavano per strada barili interi di latte, perché il prezzo del latte era sceso tanto che non conveniva utilizzarlo per fabbricare prodotti caseari. Uno spettacolo tremendo, mi fece un male infame, perché il latte è un cibo sacro, è l'unico cibo del quale si può vivere. Cioè, se uno beve solo latte può vivere. Mi fece così male che andai a approfondire. Beh, in un territorio piuttosto circoscritto, penso ambito provinciale, c'erano 12.500 imprese che fabbricavano gli stessi prodotti caseari a base di latte ovino o caprino. Ma è chiaro che in un sistema del genere basta che una minima crisi riduca la richiesta dal di fuori, che si crolla. Non si riesce più a sostenere la produzione. È un caso classico in cui un'associazione avrebbe dovuto prevenire che si arrivi a una situazione del genere, o prevedere dei sistemi di riserva in caso che il malaffare si produca. Evidentemente l'elemento umano è centrale nelle associazioni, e quindi inevitabilmente si formerà anche all'interno delle associazioni un certo altruismo, un certo rispetto. Qualcosa del genere c'è nelle cooperative, specialmente quest'ultimo valore, però spesso sono cooperative di consumo. Io l'ho analizzato a fondo il problema.
c'è un impulso, c'è una direzione, però poi sono delle piccole oasi, mentre invece secondo la visione steineriana tutta l'economia dovrebbe essere basata su associazioni limitate del territorio, non troppo grandi e non troppo piccole. Adesso non possiamo che inserire il tutto nella visione steineriana della riarticolazione e preferisco farlo proprio con le parole di Rudolf Steiner, che estraggo dal seminario di economia, che è un corollario dei capisaldi. Mi sono sempre opposto che si parli di una tripartizione. Il problema è in che relazione devono essere poste fra di loro in modo naturale le tre sfere che sono già scisse di per sé, che comunque esistono già scisse. Questa è la frase centrale. Poi continua. Sarà necessario formare in una certa direzione un organismo economico, in un'altra direzione un organismo spirituale e in un'altra ancora quello statuale giuridico. Lo leggo perché secondo me è importantissima questa definizione, perché spesso della triarticolazione di cui mi sono occupato già da molti decenni ho visto soluzioni rigide. Qui Ludwig Steiner indica semplicemente tre direzioni in cui vanno articolate queste tre sfere della vita sociale. E la direzione significa che a un certo punto posso prendere una forma, un'altra, posso accelerare, posso rallentare, posso anche prendere un'altra angolazione di viaggio, rispettando però la direzione fondamentale. Dice poi qualcosa che è molto delicato e voglio concludere con questo. Un Parlamento può aversi solo per lo Stato, non per la vita spirituale. Nella vita spirituale possono esservi soltanto singole individualità che creano una rete di naturale autorità. Nel campo dell'economia solo le associazioni. La parte più delicata è proprio questa. Nel Parlamento confluiranno poi le diverse funzioni e si prenderanno le giuste misure per regolare i rapporti fra le diverse sfere dell'organismo sociale. Questo è anche un problema attuale, perché negli ultimi tempi i parlamenti tendono a essere bypassati molto, molto spesso. Andate adesso alla legge sulle riforme delle pensioni in Francia, credo che questa sia la cosa più contestata. Grazie dell'attenzione. Grazie professore Leonetti, la ringraziamo moltissimo per questa sua esposizione, direi molto completa, molto profonda. Io vorrei leggere una domanda, se lei è disponibile per qualche domanda che possono porre le persone qui presenti. Pronto? Professore, mi sente? Io sì. Possiamo leggere la prima domanda che... Prego, prego, legga. Ok, allora, la domanda è questa. Cosa pensa il dottor Leonetti della proposta antropocratica di Niccolò Bellia, il quale trova il modo di fare morire il denaro con la fiscalità monetaria con la quale si finanzia il reddito universale... Sì, la conosco. Può smettere, so di quale va. Questo reddito l'uomo è sollevato dalla costrizione. Sì, so. È uscito tanti anni fa, mi ricordo, c'era un librettino da scabile, sì. Proprio edito da lui. Guardi, è stata studiata molto, ci sono state anche recentemente. Siamo un po' in una linea sicuramente giusta per quello che significa un futuro sicuro a cui si arriverà, che in qualche modo un reddito di sopravvivenza bisognerà assicurarlo a tutti per la semplice partecipazione alla vita umana. Mi ricordo che Massimo Scaligero diceva che se uno vuole passare la vita a guardare i cigni al laghetto di Villa Borghese riflettendo sui grandi temi dell'essere o semplicemente guardando i cigni, deve avere il diritto di farlo,
Naturalmente riceverà il supporto dalla società proprio minimo per poter esercitare questa sua limitatissima attività. Vede, il problema più importante in cui ci troviamo quando si tratta di riformare è che non si parte dalla creazione di un sistema. Se qui distribuissimo a tutti i presenti un foglio di carta e una matita, tutti saprebbero, secondo me, in pochi secondi disegnare un sistema educativo molto valido. La realtà difficile delle cose è che si deve proprio partire dallo status quo, dalla situazione in cui ci troviamo. Situazione in cui ci sono fondi pensione, per esempio, che traggono i loro alimenti dallo spostamento di immesse masse di capitali che tendono anche ad aumentare, dalla presenza di questi enormi debiti pubblici, che naturalmente non possono intaccare il concetto sano del debito, però creano delle situazioni di fragilità immense. Per cui le situazioni sono sempre risolvibili per quanto riguarda singole situazioni in quel singolo momento, partendo dalla realtà esistente. Quindi noi non ci possiamo altro che augurare che si arrivi a questo reddito, che comporterà sicuramente una diversa distribuzione della ricchezza. Ma ricordo un esempio che Rudolf Steiner dà nella sua autobiografia di un mecenate americano che mi sembra nell'Indiana costruì una società, secondo lui, idilliaca, dove tutti avevano di che vivere, tutti avevano una casa, e fallì l'anno dopo perché nessuno voleva fare niente. Lo dice Rudolf Steiner nella biografia. Sono molto complessi questi problemi da approcciare e ricordiamoci sempre che Rudolf Steiner ha detto che le soluzioni non possono essere burocratiche. Indubbiamente si dovrà arrivare a una ridistribuzione dei redditi e prima di allora bisognerebbe anche arrivare a una distribuzione dei debiti, perché temo che quello sia un ostacolo enorme. Grazie professore. Abbiamo altre due domande di Maria Grazia. La domanda precedente era di Filomena. Adesso c'è una domanda di Maria Grazia Giaume che chiede se ha approfondito economia e genere. Steiner in Filosofia della Libertà parla delle donne e della necessità di cambiare questo status ingiusto. Ma certamente, lui fa una previsione che si è già rivelata azzeccata, secondo me. Dice che perfino nello studio del karma non avremo soltanto esempi maschili, perché il ruolo della donna è destinato ad aumentare. Non ci dobbiamo dimenticare nemmeno qui dalla realtà, da quale realtà partiamo. Noi siamo in una civiltà che si definisce cristiana e che indubbiamente in relazione al lavoro i progressi li ha fatti. Lo statuto dei lavoratori è una gran conquista, a qualcuno è costato la gambizzazione, a qualcun altro addirittura la vita. Fosse un po' più semplice sarebbe più applicabile, ma dobbiamo sicuramente dare una valutazione positiva. Ma prima della Prima Guerra Mondiale, tra il 6 e il 12, il Parlamento italiano ha promulgato leggi di questo tipo. Non si possono obbligare i bambini a lavorare prima dei 12 anni e mai più di 8 ore. E lo stesso, anche più severe, per le donne. Quindi partiamo da quella realtà lì. E indiscutibilmente ci sono zone del mondo dove le donne sono ancora più indietro di allora. Quando ci sono questi immensi scambi commerciali, sarebbe meglio se passasse anche qualche scambio spirituale. Sembra che sia molto difficile. Ma è evidente che è un'assoluta anomalia che sarà sicuramente corretta. Economicamente parlando, posso aggiungere che i paesi che hanno elevato il ruolo della donna hanno delle situazioni economiche molto più floride. In Cina si è abbassata l'età delle donne di lavoro, cioè si è abbassata l'età pensionabile, in modo che le nonne, andando in pensione, possano guardare i nipotini e le mamme possano andare a lavorare. Il Giappone, che ha ancora una chiusura enorme verso l'attivazione femminile, ne paga un prezzo altissimo. È considerata dagli studiosi una delle grosse tare di questa economia giapponese che
è capace di una produzione impressionante, ancora oggi tra le prime 3-4 potenze mondiali, e poi si porta dietro un debito formidabile, per fortuna loro tutto interno, ma tra le palle al piede che si trascina dietro c'è questa cultura giapponese che stenta moltissimo ad aprire alla donna. È un grande handicap. Si può senz'altro prevedere che i paesi che avranno uno sviluppo più florido sono quelli che completamente apriranno la parità di genere. Grazie, professore. La prossima domanda è di Sara. Sara dice: stimo molto il professore. La mia domanda è: noi singoli individui cosa possiamo fare per aiutare il cambiamento nell'economia? Grazie per la stima. Speriamo sia meritata. Guardi, è lo stesso discorso. Che cosa possiamo fare noi singoli per facilitare la sorte dell'antroposofia in generale? E vede, questo è un quesito, forse è il quesito. Ricordo ancora Massimo Scaligero, su questo era severo. Diceva sempre: basta che una minoranza sia veramente fedele. È che per il problema qual è sempre lo stesso. Se lei allarga la platea, il rischio immenso subito è la perdita di qualità. Non ci sono dubbi su questo. Ci sono stati ordini di scuole in Italia che per secoli hanno avuto 10-12 istituti in tutta Italia d'arte, erano di valore mondiale. Mi ricordo i direttori dei conservatori erano Mascagni, Respighi, Bossi, cioè gente che era un compositore di livello mondiale. Quando si è passati da 10-13 conservatori a 70-74-75, come facevi a mantenere quel livello? Dove li trovi 70 Respighi, Bossi, Mascagni? L'antroposofia noi sappiamo che si deve divulgare, penso che questa sia una meta generale. La grandissima difficoltà, il grandissimo rischio è che succeda la stessa cosa. Cioè che l'orizzontalità, che pure ci deve essere, finisca per uccidere la verticalità. A volte si crea quasi un edonismo dell'attivismo che è molto, molto, diciamo così, controproducente. Mi ricordo il mio insegnante di composizione mi diceva sempre: non mi portare tutta una fuga che poi ci trovo 3-4 errori, portami solo l'esposizione ma perfetta, poco ma buono. Ecco, adesso per venire dopo questo preangolo un po' stucchevole sicuramente alla domanda precisa: cosa possiamo fare in economia? Si dovrebbe essere intuito che molto dipende dalla presa di coscienza precisa delle realtà economiche, che in materia di lavoro abbiamo visto non c'è, in materia di scambio diritti lavoro non c'è. Questo dovrebbe essere il primo passo. Quando mi chiedono che cosa possiamo fare per aiutare il mondo animale, beh, certamente trattarli umanamente sarebbe il primo passo. Il karma che stiamo prendendo con gli animali è una cosa terrificante, ci possiamo preparare a quante epidemie ancora. In realtà il vero aiuto che un antroposofo deve dare a un animale, fermo restando che il minimo è trattarli con amore, è fare quello che un animale non può fare. Cioè, che cosa non può fare? Prendere coscienza di sé, della propria essenza, della propria storia, del proprio destino, del proprio futuro. Se uno studia a fondo tutte le rivelazioni immense che ci ha dato Rudolf Steiner sul mondo animale, forma pensiero potentissima che quando moriamo e rimaniamo a lungo nella sfera del mondo animale, fornisce all'animale, all'anima di gruppo, questa controparte noseologica che per loro sarà fondamentale per diventare il regno umanoide in futuro, cioè tra gli esseri umani e gli animali. Quindi io direi che il primo consiglio che darei è di vivere una vita antroposofica equilibrata tra l'attività esteriore e quella interiore, che è assolutamente fondamentale. Secondo, in campo economico, innanzitutto approfondire bene queste retroscena noseologico delle dinamiche economiche che si presentano sempre così rapide, brutali,
Ed è un lavoro che, guardi, gli antroposofi e in genere i cosiddetti esoteristi, con le virgolette, perché questo è un termine oggi che forse non dovremmo più usare, perché in ciò che si spaccia per esoterismo veramente ormai c'è di tutto, penso che sia più nocivo questo spaccio che altro. E prendere coscienza innanzitutto è il primo passo. E poi, a livello personale, acquistare per esempio la dimensione della impagabilità del lavoro è importantissimo. Già il fatto di ricevere una busta paga, sapendo, facendo conoscenza, prendendo coscienza del fatto non stanno pagando il mio lavoro, stanno pagando i prodotti del mio lavoro, Massimo Scaligero diceva che se qualcuno riesce a pensare veramente a fondo la tripartizione, quella prima o poi si arriva. Perché? Perché se con la forma pensiero riusciamo a superare il livello meramente gnoseologico e intellettuale, caricandoci sopra tutto il nostro sentire, il nostro volere e lo sforzo di aver approfondito, quella diventa una forma pensiero che non si esaurisce per la nostra economia personale, comincia a diventare fruibile dagli altri. Quindi io direi, come lo dico sempre nell'antroposofia, che la battaglia si vince nel pensiero. Grazie, professore. E abbiamo l'ultima domanda, che è di Giulia. Giulia chiede: cosa pensa Leonetti di OPPT, il trust per chi si dichiara un io sono, fatto da tre giuristi nel 2012, che hanno smascherato la fronde sull'atto di nascita, riprendendo il nostro valore, il bond di 10 milioni di euro per tutti. Cosa pensa Leonetti di questo pignoramento fatto a nome di I Am, eterna essenza incarnata? Risolverebbe debiti? Adesso mi beccherò l'accusa di ignoranza. Se qualcuno ha seguito le mie conferenze, vedrà che la cosa più importante è la costruzione della cattedrale interiore. La costruzione della cattedrale interiore comporta delle rinunce anche a livello dell'erudizione. Se lei decide di costruire un immobile, finalmente c'è un progetto, consegna il progetto alla società appaltatrice che ammucchia da una parte tutti i materiali necessari. Arriva un altro con un progetto diverso, convince tutti che è migliore, lei già perde tutti i soldi per gli acquisti perché li rivenderà male. Se fa il primo piano e succede la stessa cosa e si impone una modifica d'opera, vedrà che qualche cosa in quella cattedrale non sarà così robusto. Ora, perché serve una cattedrale? Perché noi non viviamo più in un mondo dove gli ostacoli si intravedono, ci colpiscono ogni giorno duramente e siamo solo all'inizio del grande attacco degli Arimanico e non solo degli Arimani, anche dei cuginetti superiori che sono pure più cattivi. Ora, la cosa più importante è costruire un contenitore, un edificio che resista all'urto. Probabilmente ci potrebbero essere degli edifici più addobbati, in cui c'è una finestra che è stata costruita secondo una forma di yoga, un'altra secondo una quarta via di Ouspensky, in un'altra c'è un antico rituale giapponese. Sì, forse dall'esterno è anche più interessante, ma questo non è lo scopo fondamentale. E per costruire una cattedrale veramente forte, io do sempre un consiglio. In un'epoca così difficile, dove continuamente mi arrivano mail, ma guardi proprio tante, di qualcuno che mi dice: guardi, mi sembrava di essere arrivato, ma poi mi è arrivato tutto crollato come se non avessi fatto niente. Sì, perché non l'hai costruita bene. Perché un giorno ti sei letto una conferenza di Steiner, poi giri questa bruttissima abitudine di vagolare attraverso la rete. Il capolavoro di Steinbeck, Uomini e topi, non ha avuto mai tanto successo come ora. L'uomo col mouse in mano, il topo che se lo gira. Poi quella piccola conferenza di Steinbeck, tu la diluisci, la disturbi. Quello è un prodotto maieutico.
le parole di Steiner costruiscono, le devi lasciare costruire, ci vuole tempo. Le conferenze, che forse la signorina che ha fatto la domanda o quella prima conosce, sono a cadenza trimestrale dal 2015, perché il primo mese è per il pensiero, il secondo è per il sentimento, l'animo, e il terzo è per il corpo, la volontà. Tutti e tre debbono assorbire il contenuto della conferenza. Se no è come se dai da mangiare a qualcuno il pasto successivo prima che ha digerito il precedente. È una delle forme peggiori per rovinare l'apparato digerente, mangiare quando non si ha fame. Quindi tutto questo porta alla mia risposta, che io non so nulla di quello di cui mi hanno parlato. Non so nulla. Rudolf Steiner ha raccomandato ai divulgatori di avere sempre presente tutta la rivelazione steineriana, non solo quello che interessa a loro per le loro specifiche attività, e questo già è notevole, e poi di essere aggiornati sulla produzione delle principali linee scientifiche. Se lei immagina queste due cose, vedrà che essere aggiornati in economia, essere aggiornati in medicina, essere aggiornati in fisica, essere aggiornati in scienze sociali. Per cui volontariamente ho deciso che tutto il mio tempo deve andare in una direzione compatibile con la cattedrale. E poi veramente fatto questo e ha obbedito all'invito di Rudolf Steiner, tempo proprio non ne rimane. Se c'è qualcosa è per rispondere alle 4-5 mila lettere che mi arrivano ogni anno. Certo. Grazie professore. Grazie anche per il tempo che sta dedicando alle domande molto molto interessanti. Siamo giunti al termine, ai saluti. Io volevo chiedere al dottor Carmelo Samonà se non ci sono ancora qualche domanda eventualmente, ma appunto siamo già arrivati al tempo stabilito, anche se ovviamente se ci fossero domande noi siamo sempre, accogliamo con molto interesse anche se il professore fosse disponibile, ma visto che non ci sono, aspetta, c'è una mano alzata di Marika. Marika voleva fare qualche domanda. Marika, siete molti, aspettate che non... Casomai Marika può fare una, vuole fare una domanda? No. Non la vedo e non si fa sentire Marika. Quindi allora riprendiamo. Io volevo appunto, io già la ringrazio nuovamente. Qua c'è un nuovo messaggio, vediamo. No, è stato un errore di Marika. Va bene Marika. Allora, io, visto che siete stati due, l'introduzione al nostro studio col dottor Samonà, con cui appunto lavoriamo insieme in Rinascita 18 e lui si offre sempre anche per fare queste elaborazioni di studio. Volevo dargli la parola riferito anche al professor Leonetti, a tutto ciò che con grande gratitudine noi ringraziamo. Prego Carmelo. Il microfono. Volevo ringraziare tanto il professor Leonetti e devo dire che ho apprezzato e ho veramente sentito di avere vissuto un'apertura di orizzonte rispetto alla tematica della triarticolazione per il fatto particolare con cui il professor Leonetti ha trattato il tema, in un certo senso radicandolo nel contesto concreto dei contenuti dell'antroposofia, cioè stabilendo una relazione intrinseca tra lo scenario, diciamo, storico, sociale, attuale e tutto quello che può essere riconosciuto come valore fondamentale dell'antroposofia, come se questi valori appunto derivati dall'antroposofia emergessero emergessero dai problemi e dalle necessità della nostra epoca contemporanea, come se l'antroposofia, attraverso le parole di Leonetti, potesse essere un potente strumento di risveglio interiore attraverso un giusto
atteggiamento, un atteggiamento che non rimane nella superficie della nozione, ma nell'esercizio proprio di un cammino che porta poi all'introspezione, la possibilità veramente che è la base di un'apertura operativa verso la realtà. Ecco, quell'aspetto fondamentale che fa parte della prospettiva antroposofica, di non partire da presupposti, ma da entrare, immergersi nella realtà in maniera tale che l'antroposofia stessa esercitata diventa uno strumento di introspezione e di azione sul reale. Trovo il contributo di Leonetti veramente importante, sarebbe importante veramente che potesse, ed è tanto importante che è stato, che ne abbiamo avuto la possibilità di viverlo e di sperimentarlo. Quindi vorrei esprimere personalmente un ringraziamento, non so qual è l'esperienza degli altri, ma è anche un grazie per aver partecipato a questi incontri. Partecipazione che spero si ripeta nuovamente e verso cui penso che bisogna avere la massima apertura. Grazie. Allora, io chiedo chi vuole salutare e se non c'è nessun altro saluto. Mi permetto un intervento. È apparsa una scritta qui che dice: si può avere un recapito prima, adesso no, del professor Leonetti? Ah, si potrebbe avere dei contatti con il professore per uno studio? Ma nelle mie conferenze c'è sempre la mia mail, basta cercarla lì. Okay. Bene. Allora, grazie a tutti gli amici presenti e speriamo di ritrovarci un'altra volta. Grazie di cuore. E professore, allora andiamo avanti, giusto? Non si può essere spera. Un augurio e una speranza, è un invito. Un augurio, una speranza e un invito. Lei cosa dice? Se Oscar Wilde diceva che fare previsioni è sempre rischioso, soprattutto se riguardano il futuro. Va bene, adesso ci penseremo, ovviamente. Va benissimo. E grazie anche agli amici che erano presenti dell'antropocrazia, quindi speriamo veramente che si porti tutti avanti il proprio lavoro, la propria dedizione. E la cosa più importante è sempre la verità in ciò che si fa sicuramente e l'amore ovviamente che noi portiamo nell'azione. Quindi io chiudo questo incontro a malincuore, perché a volte veramente è difficile, anche perché si sta bene insieme, però chiudiamo qua e alla prossima. Ciao, grazie, arrivederci. Buonasera a tutti, grazie. Grazie. Buonasera a tutti. Ciao.